Allora, questo è il sottopasso di Monte Olimpino. Queste sono le condizioni. Fermati solo un attimo che facciamo, ecco, vedere come sono le condizioni. E adesso invece facciamo vedere che Como Pulita, quando passa, ecco, cancella praticamente tutte queste scritte, questi writer che hanno appunto imbrattato anche questa zona. Allora, un'altra operazione per sistemare, insomma, per pulire, per ripulire. Questa è in effetti una delle zone abbastanza Sì, conciate. qua c'erano dentro disegni, per così dire, scritte, che erano qui da 20 anni, quindi 20 anni di totale abbandono, no, se vogliamo. Ce n'era una firmata 2002, quindi Quindi vediamo anche qui, no? Proprio anche la discesa, sottopasso. sì. Siamo proprio in via Bellinzona, Monte Olimpino. Ecco, L'obiettivo vedete. adesso è farlo tutto, vediamo se riusciamo a finirlo oggi, se no chiaramente procederemo domenica o settimana prossima. È un grosso secondo intervento che facciamo a Monte Olimpino perché proprio qua fuori c'era il centro dei servizi comunale dove c'è la posta, la farmacia. E quello 2 o 3 mesi fa Avete l'abbiamo ripulito anche quello? ripulito tutto. E quindi un altro grosso intervento Monte Olimpino perché, ecco, noi intendiamo operare, ovviamente, tendenzialmente siamo in città murata, in centro, però spesso usciamo anche chiaramente un po' fuori dalla Convalle, perché Como non è solo la Convalle, ma è anche tutti i quartieri, quelli esterni, quindi un grosso intervento anche qua, molto lungo. Complimenti ai ragazzi, ecco, vedete con la maglietta di per Como Pulita che anche oggi nel pieno di agosto stanno sistemando. Effettivamente se erano 20 anni così, forse i Monti Olimpinesi adesso rimangono un po' colpiti da questa novità. E beh, là ce n'è ancora un po' da ripulire. Sì, Grazie possiamo ragazzi, farlo. complimenti. Grazie, grazie a te, grazie a voi.